Name and surname. Orazio Pagani. What is your occupation? Sono un designer. Please describe yourself in three adjectives. Perfezionista, ottimista, un po' ingenuo. What was your first car? È stata una Rambler, una macchina americana che c'era in Argentina che mio padre usava per portare il pane, una cross country del 65. What was your dream car? La Jaguar Type Spider Roadster. What is your favorite memory in a car? Ricordo più bello credo sia, ce ne ho tantissimi, ma forse quando ci si andava in vacanze a Cordova, che era un posto dove c'erano le colline, i laghi, e ci preparavamo con i miei fratelli, e sempre con questa macchina che dicevo prima, con questa Rambler, ed era fantastico perché dietro praticamente si creava un letto, noi eravamo piccoli, ed era fantastico perché quando si arrivava a Cordova, che era quello che aspettavamo noi, a vedere le colline, roba che noi eravamo sì, lontanissimi da questo, mai abitavamo nella Pampa, perciò mai vedere le colline o il mare, no? Perciò era, questi momenti ancora sono molto vivi in me. What is the best road to drive on? Credo una strada vicina al Nürburgring, veramente bella perché si poteva andare forte e comunque bellissima proprio in mezzo a questi boschi. Questa è una di quelle che mi ricordo bene. What is your favorite Emilian dish? Tortelloni col ragù. What is your favorite Pagani? La sonda numero 20, perché è quella che uso normalmente per andare in vacanze, perciò è diventata un po' la mia favorita. What is your favorite car that is not a Pagani? La mia macchina preferita in assoluto, al di sopra di tutte le Pagani, è la Porsche 917. What is your most memorable day in a Pagani? Ma vedi, io vivo molto intensamente ogni minuto della mia vita, perciò ogni giorno quando vado a lavorare è un così, sento il privilegio di poter fare quello che amo, quello che mi piace. Però ok, cerco di identificare una, probabilmente quando è arrivato Beni Caiola, che è stato il nostro primo cliente determinato a comprare una macchina. E quella forse è una delle giornate che ricordo di più. Name one thing that you have postponed because of the coronavirus emergency. Forse andare a Milano. Amo andare a Milano, andare a studiare Leonardo, camminare, fare le strade che lui faceva. Perciò questo è quello che adesso farò appena potremo. Ancora forse con più entusiasmo e con più rispetto, più amore verso una città straordinaria, probabilmente una delle città più belle al mondo. E più rispetto perché andare adesso vuol dire tornare a un posto dove c'è stata la guerra e dove tanta gente molto valida ha dato la vita per noi. Perciò sono molto entusiasta di tornare a Milano. Do you think cars and supercars will be different in the future? Diciamo l'automobile come mezzo di trasporto, sì, insomma, sì e no, nel senso avranno sempre quattro ruote, più o meno sempre messe in quella posizione, credo. Seguiranno un'evoluzione come quella che ha seguito la storia dell'automobile, no? Se noi andiamo a vedere una Ford T e guardiamo oggi un'automobile, evidentemente è diversa una Ford T rispetto a una macchina odierna, però basicamente l'automobile normale sarà sempre una macchina che ci porta da qua a là, magari con la ci saranno forse due tipi, la macchina strettamente funzionale che ti porta da A a B e poi la macchina invece quella che ti godi di più, che personalizzi di più, la macchina che vai a comprarti sempre più configurata per quelle che sono le tue esigenze familiari o i tuoi gusti estetici o meno. Questa è la macchina normale. La supercar penso che sarà ancora una macchina che continuerà a generare emozione, che sia termica, che sia ibrida, che sia totalmente elettrica, sarà una macchina che appunto il suo compito sarà proprio strettamente o soprattutto emotivo, ecco. Why is Motor Valley a special place to you? Beh, perché diciamo ci sono 100 anni di storia, c'è la Maserati, c'è Ferrari, c'è Lamborghini, c'è un indotto di artigiani, c'è la passione, c'è la magia
creata da questi brand che ho nominato prima, perciò il fatto di vederle concentrate in un territorio così piccolo indubbiamente l'ha resa un posto molto particolare. E poi ci sono le persone che sono molto, molto calide, molto belle, è un insieme di cose, l'automobile, l'aceto balsamico, il prosciutto, il formaggio, il grano, insomma, è tutto un insieme che rende questa zona estremamente affascinante, magica. What does engine restart mean to you? Diciamo, questa ripartenza sarà indubbiamente una ripartenza, se vuoi, leggermente diversa, perché emotivamente stiamo ancora, c'è un sentimento contraddittorio, ovvero abbiamo un'enorme voglia di tornare a lavorare, un enorme così entusiasmo, passione, credo tutti, però nel frattempo sappiamo che stiamo ancora combattendo contro un nemico che non vediamo, che non sappiamo come potrebbe bene arrivarti, oppure non sappiamo a sufficienza quanto potrebbe ancora aggredirci, colpirci. Perciò c'è questa inquietudine, c'è questo sentimento di insicurezza, però ripartiamo con una enorme voglia, penso dappertutto, non solo qui, non solo in Emilia, non solo nella Motor Valley, ma in tutto il mondo. Cioè, man mano ci si dà il via per partire, ma quando si aprono queste porte, piuttosto che questi cancelli, diciamo, credo che più o meno tutti ripartiamo con passione. Mi auguro che ripartiamo anche con una responsabilità e con una consapevolezza maggiore di prima. Tendenzialmente l'essere umano dimentica molto rapidamente e io spero che questa volta non sia così. Spero che ripartiamo più umili e più onesti, più buoni di prima.